Io mi metto davanti a te
fiducioso di stare alla tua presenza, sicuro che nessuna delle mie preghiere cadrà nel vuoto. Tu, perché tu sei un Dio fedele e buono, parlami nel silenzio, istruiscimi in ogni cosa, illumina la mia debole mente perché possa riconoscerti presente e vivo accanto a me. Aumenta la mia fede, Signore, aiutami a credere in te quando le ombre sembrano prevalenti. Aiutami a fidarmi della tua parola, insegnami a lasciarmi guidare dolcemente da te, che sei l'amore senza fine. Lode a te, O Cristo, Re d'eterna gloria. Lode a te, O Cristo, Re d'eterna gloria. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Lode a te, O Cristo, Regni eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. La sera di quello stesso giorno Gesù disse ai suoi discepoli: andiamo all'altra riva del lago. Essi lasciarono la folla e portarono Gesù con la barca nella quale già si trovava. Anche altre barche lo accompagnarono. A un certo punto il vento si mise a soffiare con tale violenza che le onde si rovesciavano dentro la barca, e questa già si è riempita d'acqua. Gesù intanto dormiva in fondo alla barca, la testa appoggiata su un cuscino. Allora gli altri lo svegliarono e gli dissero: Maestro, affondiamo, non te ne importa nulla. Egli si svegliò, sgridò il vento e disse all'acqua dell'acqua: fa silenzio, calma. Allora il vento si fermò e ci fu una grande calma. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: perché avete tanta paura? Non avete ancora fede? Essi però si spaventarono molto e dicevano tra loro: chi è dunque costui? Anche il vento e le onde dell'acqua gli ubbidiscono. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. È prevista una breve riflessione, ma credo che io debba dare spazio alla Chiesa, che già parla, che già invita alla preghiera, e lo facciamo cogliendo proprio la parola che riguarda la sofferenza. La Chiesa ha ricevuto un mandato speciale dal suo fondatore, il compito di predicare il Vangelo ad ogni creatura e di curare i malati. Il Concilio Vaticano II si è reso conto di tutto questo e diventa interprete dei sentimenti della Chiesa verso le membra malate. Oggi la pandemia ci sta facendo paura, e allora è proprio la Chiesa che vuole parlare, tutta la Chiesa, quindi tutti noi credenti. E il messaggio è diretto ai poveri, agli ammalati, ai bisognosi, a coloro che stanno perdendo la speranza. Vogliamo cogliere in pienezza queste parole. Per tutti voi, fratelli provati, visitati dalla sofferenza in mille modi, la Chiesa ha un messaggio tutto speciale. Sente fissi sopra di sé i vostri occhi imploranti, accesi dalla febbre o spenti dalla fatica.
sguardi che interrogano, che cercano in vano il perché della sofferenza umana e che domandano ansiosamente quando e da dove verrà il conforto. Fratelli carissimi, noi sentiamo risuonare profondamente nei nostri cuori di padri e di pastori i vostri gemiti e i vostri pianti. E la nostra pena si accresce al pensiero che non è il nostro potere di apportarvi la salute corporale, né di diminuire i vostri dolori fisici, che medici, infermieri e tutti coloro che si consacrano ai malati si sforzano di alleviare facendo del loro meglio. Ma noi abbiamo qualche cosa di più profondo, di più prezioso da darvi, la sola verità capace di rispondere al mistero della sofferenza e di apportarvi un sollievo senza illusione. La fede è l'unione all'uomo dei dolori, al Cristo, Figlio di Dio, messo in croce per i nostri peccati e per la nostra salvezza. Il Cristo non ha abolito la sofferenza e non ha voluto neppure interamente svelarci nel mistero. L'ha presa su di Lui e ciò è sufficiente perché noi ne comprendiamo tutto il prezzo. Oh, voi tutti che sentite più gravemente il peso della croce, voi che siete poveri e abbandonati, voi che piangete, voi che siete perseguitati per la giustizia, voi sui quali si tace, voi che siete gli sconosciuti del dolore, riprendete coraggio. Voi siete i preferiti del Regno di Dio, il Regno della speranza, della bontà e della vita. Voi siete i fratelli del Cristo sofferente e con Lui, se voi lo volete, salvate il mondo. Ecco, la scienza cristiana della sofferenza, la sola che dà la pace. Sappiate che voi non siete soli, né separati, né abbandonati, né umili. Voi siete chiamati da Cristo. Voi siete la sua vivente e trasparente immagine. In suo nome la Chiesa vi saluta con amore, vi ringrazia, vi assicura l'amicizia e l'assistenza della Chiesa e vi benedice con la sua preghiera, perché il nostro è il Dio della misericordia, il nostro Salvatore è colui che ha il cuore squarciato per lasciare scendere su tutti noi le sue grazie, la sua grazia e il suo amore per tutti. Ci lasciamo incoraggiare in questo momento di difficoltà dalle parole di Papa Francesco nell'omelia del 27 marzo 2020. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, la tua parola stasera ci colpisce e ci riguarda tutti. In questo nostro mondo, che tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fede. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. E così, come ai tuoi discepoli, anche a noi oggi continui a ripetere: perché avete paura? Non avete ancora fede? O Signore, ci rivolgi questa fede,
un appello alla fede, che non è tanto credere che tu esista, ma venire a te e fidarsi di te. E ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo, svegliati, Signore. Il Signore ha messo come mediatrice di grazia la Vergine Santa, con la preghiera di San Bernardo a Maria, noi uniamo le nostre voci e i nostri cuori insieme a voi. Ricordatevi, o pietosissima Vergine Maria, che non si è inteso mai dire al mondo che alcuno, ricorrendo alla vostra attenzione, implorando il vostro aiuto e chiesto il vostro patrocinio, sia rimasto da voi abbandonato, animato da tale confidenza, a voi ricordo, Madre, Vergine delle Vergini, a voi vengo con le lacrime agli occhi, reo di mille peccati. Vi prostro ai vostri piedi a domandarvi pietà. Non vogliate, o Madre del Divino Verbo, disprezzare le mie voci, ma benigna ascoltatemi ed esauditemi, così sia. Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza. Da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana, vivendo l'esperienza di una nuova epidemia virale. Rispondiamo alle invocazioni dicendo insieme: Padre buono, salvaci. Padre buono, salvaci. Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al corpo, alla loro mente e al loro spirito. Preghiamo. Padre buono, salvaci. Sostieni e conforta i medici, i volontari e gli operatori sanitari, che nel loro servizio sono in prima linea nella cura delle persone colpite, possano conoscere la tua protezione e la tua pace. Preghiamo. Padre buono, salvaci. Signore, accogli coloro che ci hanno lasciati a causa del virus. Possano riposare in te, nella tua pace eterna, e resta accanto alle loro famiglie, nella loro preoccupazione e sofferenza. Difendili dalla malattia e dalla disperazione, possano fare esperienza della tua pace. Preghiamo. Padre buono, salvaci. Aiuta i leader di tutte le nazioni a svolgere il proprio compito. Da loro saggezza per agire con carità e vera sollecitudine per il benessere delle persone che sono chiamate a servire. Preghiamo. Padre buono, salvaci. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici noi tutti e le nostre famiglie, allontana da noi ogni male e donaci una fede salda per continuare a credere e sperare in te. Preghiamo. Padre buono, salvaci. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Preghiamo. Padre buono, salvaci. Signore, tu conosci le nostre debolezze. Sai che la paura e la sfiducia ci imprigionano facilmente. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica. Non vogliamo chiedere di liberarci da tutto ciò, ma donaci la forza di credere sempre in te, di sapere che ci sei vicino, anche nelle tempeste più difficili che la barca della luce
abbracci a te per vivere di te e sazi del tuo amore, possiamo entrare nella tua gloria e restare con te per i secoli dei secoli. Amen. E adesso, come figli, ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Gesù, pastore buono della nostra vita, manifesta a noi il tuo volto di bontà e liberaci dalle nostre paure. Donaci una fede salda anche nei momenti di tempesta, affinché sappiamo porre la nostra fiducia in te, presente accanto a noi. Guida i nostri passi, stando davanti a noi, ma voltati indietro spesso, per soccorrerci se ci perdiamo o prendiamo la strada. Richiamaci come sai fare tu. Non ti stancare di farci sentire la tua voce. Insisti, parlaci più forte. Non abbandonarci mai. Gesù, vieni nella mia vita, diventa la mia forza. In questo momento ci sentiamo tutti benedetti dal Signore, siamo davanti al Santissimo Sposo e preghiamo veramente con la gioia nel cuore per essere vicini a Gesù, che è vicino ad ogni persona. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
La preghiera che in questo momento rivolgiamo al Signore, al mio Padre, è la preghiera del tempo della fragilità che l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute ha voluto donarci e donarla a tutti, proprio perché si ravvivi la fiducia e la speranza e la salute ritorni. O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana, vivendo l'esperienza di una nuova epidemia virale. Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro cuore, alla loro mente e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento dei loro servizi. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con un cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, perché tu, o Padre, sei l'autore della vita e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E perché anche voi che state seguendo possiate fare il segno di croce e confidare in questa benedizione che Gesù e Dio Padre ci dona nello Spirito Santo, faccio la formula della benedizione per tutti. Alla fine di ogni vocazione rispondete Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio ci conceda cuori di carne per trasformare i cuori di pietra. Amen. Dio ci doni occhi di madre per accogliere gli afflitti. Amen. Dio ci doni mani premurose per toccare le ferite del sofferente. Amen. Il Dio della misericordia ci benedica e rimanga con noi nella vita, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. L'invocazione alla Vergine Santa, ci mettiamo sotto la protezione perché il Signore ce l'ha donata come madre, e allora chi la conosce questa preghiera, sappiamo tutti, la vogliamo rivolgere alla Vergine Santa. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. La nostra patrona è la Vergine coronata di morte. A lei ci rivolgiamo col canto.